Adnan Essoussi, il tuo calcio di rigore è illuso l'Arezzo, ma è una vittoria che sembrava portata di mano. Secondo te cosa è successo nel finale? Ecco, l'Arezzo ha mancato un po' nella gestione dei minuti finali per portare fino in fondo questa vittoria. Loro ci hanno creduto, noi abbiamo mollato un po', è andata così, siamo rammaricati. Potevamo portare a casa i 3 punti e pazienza, domani si riparte. Ecco, secondo te, per come si è messa la partita, un'occasione mancata questa? No, occasione mancata, siamo stati bravi a sbloccarla e loro altrettanto bravi a crederci, a pareggiare. Questi qui, la Pistoiese, sono una buona squadra e sicuramente fino alla fine saranno lì con noi a lottare. Soprattutto nel primo tempo ha avuto pochi palloni giocabili, molti lanci lunghi dalla difesa. Ecco, tu magari ti aspettavi di essere servito un po' meglio. Primo tempo perché magari anche loro erano un po' più chiusi, erano un po' più attenti. Dopo il secondo tempo c'è stato un momento a metà del secondo tempo che le squadre si erano allungate, magari c'era più spazio e sembrava che potevano fare gol noi e anche loro. Siamo riusciti ad andare in vantaggio noi e poi sono stati bravi loro a crederci e ci hanno pareggiato. Un'ultima domanda, secondo te rispetto a Scandicci la prestazione di oggi è un passo avanti? No, io penso di sì, sia sul gioco che agonismo, tutto, anche perché davanti, con tutto rispetto per lo Scandicci, è una partita che cioè, era colpo su colpo, penso, viso aperto, è andata male perché ci credevamo, perché mi sembra che abbiamo preso gol al 3-4 minuti dalla fine, e domani si riparte.